Lei capisce, abbiamo iniziato a Treia, era all'inizio, per cui My Way ci stava, canto My Way perché iniziava un viaggio. Siamo stati a Senigallia, Senigallia porta alla rotonda, ho cantato la rotonda a Fred Buongusto e via discorrendo. Poi siamo stati a Polverigi, parlavamo di cultura, parlavamo di storia, la storia siamo noi, De Gregori, era perfetta. Abbiamo fatto per ogni posto una canzone, siamo stati a Recanati, abbiamo cantato Mamma di Beniamino Gigli. Però a Falconara lei mi deve aiutare, io non so da dove cominciare, con quale canzone, lei per esempio, che cosa mi consiglierebbe? Quale canzone? Vabbè, Antonio, siamo in onda? Oh, scusate, buonasera Marche Show, prego signora, prenda il pupo. Che bello essere qui, scusate, credevo fossimo fuori onda, avevo un consulente d'immagine, come avete visto, aveva anche lui le bretelle. Per rendere speciale l'inizio di questa serata, siccome il cielo butta malino, ho deciso di non cantare questa sera, contento, lei vero? Non capisco questa soddisfazione generale. Vogliamo iniziare però la serata in modo comunque speciale, comunque particolare. Io non so, siamo al castello, ci vorrebbe qualcosa di evocativo, qualcosa di storico, non lo so, c'è bisogno di un aiuto. Bellissimo, nonché numerosissimo pubblico della corte del castello di Falconara. Stefano Ranucci! Buonasera! Io me devo subito scusare con voi altri, perché abito 3-4 vie qui di sotto, stavo a Magnà, in pace, me sono al telefono. Pronto, so Giorgio Moretti, corre, viene, cosa vuoi da me a st'ora? Viene su, ma sto a Magnà. No, viene su perché devi raccontare una roba che qui alla corte del castello devi fare una rievocazione storica, so che sai un gossip perché te la tua figura de qua, de là, de. E vabbè ragazzi, io sono venuto su così coi pagni come giro per casa e non mi sono potuto mettere un po' più elegante. Comunque c'aveva ben poco da ride, perché sapevo c'aveva ben poco da ride. Io mi presento, Stefano Della Rana, segretario personale del re di Cipro, Gerusalemme, non la sto a far lunga perché sennò qui non solo piove ma butta giù pure i torcoli a infilzò. E, insomma, sto parlando che sono il segretario personale del re Vittorio Emanuele II. Oh, un re, un gentiluomo ragazzi, ma lui è una persona alla ma. Io da segretario, sai, mi capita di stare insieme a lui quando fa quelle riunioni che lui ci ha avuto da fare con la storia dell'unità d'Italia, no? Allora ci aveva lì queste carte, con le battaglie tipo il risico, tanto per fare così un termine di paragone, no? Allora c'era, capito, Giuseppe Garibaldi e lui tipo gli faceva: oh Peppe, ma con tutti sti disegni, ma sei sicuro di quello che stai a fare? Sì, sta tranquillo Vittò. Poi proprio così è correo, mica. Poi c'era per esempio il conte, quello che qui ha dedicato una piazza nella città qui vicino, Cavour, no? Gli dice il chiave, lui non gli piaceva. Stiamo in campana, perché anche 150 anni fa. Allora gli diceva, mi ha fatto ridere, sì. Allora il chiamava lui, gli scocciava, gli diceva: oh Benzo, non mi chiama Benzo, e mi piace Benzo, dai, che a me con tutto parlare di guerra mi ha asciugato la gola, famoci un bicchiere di Barolo. Insomma, avete capito, era una persona che gli piaceva magnà, gli piaceva beve, gli piaceva le fiole e quelle, insomma, capito, era un bel diavolerio, no? Allora deve spiego perché mi trovo qui. Appunto Giorgio Moretti, no? Che ha ideato tutto sto ambaradan, mi fa venire su appunto perché voleva che io vi raccontassi questa storia che è successa nel 1860, alla fine dell'estate, dove qui si era svolta la battaglia di Castelfidardo, no? E praticamente
si era sconfitto lo Stato Pontificio, le truppe piemontesi, vittoria roboante. E allora dice ad è, bisogna, il re mi fa, sente, noi altri bisogna che andiamo giù, perché bisogna che andiamo a fare le onorificenze militari, eccetera, eccetera. Organizzami questo viaggio. E io ho dovuto organizzare il viaggio da Torino fino a Castelfidardo, ancora tutta sta zona qui. Allora cosa fu? Siccome andavamo de fuga, perché le tappe ne dovevamo fare tante, perché poi noi altri da Castelfidardo dovevamo arrivare giù a Napoli e ci dovevamo passare per strada a Teano, dove pure lì c'è stato quel famoso incontro, no, con Garibaldi che veniva su, che in Sicilia aveva scatenato un putiferio, no? Allora partimo, ci vuole la carrozza da corsa, però una carrozza da corsa ma pure comoda, quindi ho preso quella che c'avevo un tel garage che c'avevamo una volta, ho preso quella rielaborata Pininfarina che c'era pure quella volta, che era un po' abbassata, e capiamo, partimo, venimo giù. Quella volta non è che c'era le autostrade a tre corsie come adè, c'era le strade de breccia piene de bughe, quindi c'era caso che te facevi in sorpasso, e beh ancora mi pare che mi dice, mi è arrivata notizia, insomma, però era pure de breccia, e lì tipo fai un sorpasso, te caso che te scappi colli giù per greppo, te sbreghi l'osso del collo, no? E poi capito, fa sempre così, io adè questa povel devo di e re, a me non è che mi piace fare i pettegolezzi in giro, ma siccome soffriva di emorroidi, allora tutti sti subalzi lui faceva bene. Allora dico, sai cosa famo? Ancona sta sul mare, imbarchiamoci entro il primo porto, così arriviamo Ancona via mare, che famo pure un bel figuro. Difatti piamo, ci imbarchiamo, arriviamo Ancona, scusè la schiena, un figuro, sindaco mio, un figuro, ci viene i generali Fanti, il generale Cialdini che aveva vinto la battaglia, gli regala tutta la cittadinanza, gli regala un cavallo bianco, sto re che faceva il pacco sopra il cavallo bianco, il dovevate vede giù per le vie d'Ancona, no? Poi così fatta tutta questa bella parata, ci alloggia in una casa, in una villa di uno ricco su Appusatura. C'è alloggia su Appusatura, e dove lì per appunto sta battaglia, feste, onorificenze militari, damo le medaglie d'oro, famo insomma un sacco di robe, tutte robe militari così, no? Perché alla fine stufa pure. Poi dopo noi altri cosa dovevamo fare? Dovevamo partire subito da qui, perché appunto dovevamo arrivare a Napoli. Allora piamo, andiamo giù e cosa famo? Ci fermiamo a Grotta Mare, perché anche lì ci avevamo un punto, sempre con questa carrozza, ci fermiamo a Grotta Mare, dove lì cosa succede? Ci dovevamo alloggiare un po' dei giorni per fare riposare i cavalli e tutto quanto, e poi c'era quelle robe come succede anche adesso. Cioè il re che gli danno una bella stanza, si mette a sede, e c'ha tutto un codazzo di rotture, di scatole, che gli viene a chiedere i favori, gli viene a chiedere le suppliche, si chiamava quella volta, no? E quindi non vedevo un via vai di gente, quindi dalla ma uno presenta un altro, no? E io stavo lì a presentarmi con tutta sta faccenda. A un certo momento si presenta uno, un commissario governativo che voleva un avanzamento di carriera. Allora viene dal re, e noi altri, sai, stavamo lì, io stavo a fianco a lui, perché cos'ava? Sto re, questo qui che io non mi piace fa i nomi, quindi il chiamo signor P, perché sennò magari qualcuno il conosce e fa le vociacce in giro, si presenta per chiedere sto favore a sto re, ma non si presenta da solo, perché questo non dormiva da piedi, se presenta cula fiola, buona, io ve l'avrei fatta vedere, dopo c'è uscì, se presenta, armana a bocca aperta, allora questo qui entra dentro, allora se presenta, dice, io sono, sai, volevo un avanzamento di carriera, perché di qua, di là, di su, di giù, solo che re non è che stava a sentire a quello che diceva, vedevo che smicciava sempre con un occhio e mezzo sta tipa, sta fiola che si chiama, questo ve lo posso dire, Artemisia.
Artemisio, allora, scusa, adesso un applauso a Stefano Ranucci, però di Edovenia. Siamo anche in televisione, Stefano, e tu non ce la puoi raccontare tutta così fino in fondo. So che adesso cioè, ma te adesso mi interrompi sul più bello, che chiedevo di cosa ha fatto il recus. Le regole giornalistiche sono queste, caro mio. Quando è il momento che sei lì per concludere, so come va a finire questa cosa, bambini. Aspettiamo che i bambini vadano a letto per finire di raccontare. Vabbè, avevo quasi finito. Niente, non no, adesso, dai, abbiamo un talk show, abbiamo un sacco di gente. Tra l'altro, lo sai perché abbiamo scelto Falconara? Dopo Senigallia, siamo stati a Polverigi, siamo stati a Treia, Recanati. Sai perché abbiamo scelto Senigallia? No, perché c'eri tu adesso. No, beh, vabbè, ci mancherebbe. Ma perché altro. Falconara è la città più bella delle Marche! Un applauso! Eh? Oh, oh, certo, che l'hai abbindulati, ci ha creduto tutti. Oh. Ci cascano sempre. Ci cascano sempre. Tutti. Tutte le città più belle delle Marche adesso le hai viste. Fammi presentare i nostri ospiti, Va bene, però dopo ve la finisco di dire. Promesso, 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 dai. Anche perché c'è un finale bello piccante. Allora, vogliamo conoscerli questi nostri sette assi? Buonasera Marche Show, ha lo scopo di raccontarvi il territorio attraverso le eccellenze. Vogliamo raccontarvi queste persone, magari le conoscete già, forse non lo conoscete e allora ve le presenteremo anche meglio, ma ci sono dei volti e anche delle pieghe nelle storie di queste persone qua che davvero meritano di essere raccontate. Siccome Buonasera Marche Show vive di quattro assi portanti, che sono il lavoro, la cultura, il sociale e la solidarietà, oltre che lo sport, chiaramente poi c'è il sorriso, l'elemento del sorriso, guardatela se è piazzato Stefano. Oh, sei qui, se vuoi intervieni, noi ti aspettiamo. Vuoi la birretta già? Ti sei seccata la gola. Presentiamo i nostri ospiti partendo dal tema della solidarietà. Giuliana Poggianti, direttore sanitario della Bignamini, buonasera. Queste mani qua, direttamente o indirettamente, curano e accudiscono qualcosa come 5.000 persone al giorno. Il Bignamini è un'eccellenza, è vera questa cifra? Indirettamente, però ne parleremo meglio. Una realtà importantissima del nostro territorio, quando abbiamo pensato a Falconara e alla solidarietà non potevamo che coinvolgere voi. Questo non avrebbe bisogno di presentazioni. Vogliamo dire come si chiama questo signore qua? Lo vogliamo dire? Ditelo voi. Tarcisio Pacetti, funambolico, istrionico, organizzatore di eventi, protagonista assoluto della pallavolo locale. Mi racconterai di quella volta che a Sarajevo nel 1986, oppure di quella volta che hai inseguito, cari ladri, ci sono dei ladri qua in sala, politici esclusi chiaramente, non vogliamo fare alcuna liaison. Sappiate, cari ladri, che se volete organizzare una rapina e c'è Tarcisio in zona, vi conviene evitare, perché lui vi insegue e poi vi acchiappa pure. È vera questa cosa? È vero, verissimo. Però la raccontiamo dopo, perché così funziona. Questo lo chiamano, non so se si offenderà di questa cosa, il Matteo Renzi della cultura marchigiana e non solo, perché ha rivoluzionato il modo di comunicare i teatri, di comunicare i musei, di fare la storia. Mattia Morbidoni, presidente del sistema museale della provincia di Ancona, tra l'altro il più giovane presidente a livello nazionale, 27 anni. Ci conferma, sì, anche questo? Vero, se vero. Dico frescaccia, correggetemi. Posso dire una cosa, Maurizio? Vuoi dirlo subito? Sì, sì. Io non mi offendo affatto che mi chiamano Matteo Renzi dei musei, però ho sentito un po' il freddo in sala. Verificheremo in sala, poi. Nella platea. Anche il sindaco ha fatto un po' di brusio. Quando ho citato Matteo Renzi l'ho visto un attimo così. Ho visto sulla seggiola un po'. Hai visto male. I giornalisti vedono sempre male. Goffredo Brandoni, un uomo capace di far cambiare idea a uno che votava PC dal 1958. No, non è una battuta, è vero. Ce la racconterà anche questa, Dopo. Ce lo conferma però. Come no? Ecco. Funziona, sì. Buonasera Marche Show significa anche lavoro, abbiamo parlato di lavoro in ogni tappa dei nostri viaggi a Senigallia, a Polverigi, a Treia, a Recanati. Abbiamo scelto per parlare di lavoro in questa zona Giorgio Giorgetti, presidente di Confapi Marche e Confapi Ancona. Grazie.
nonché CEO. CEO o CEFAO? No, CEO. CEO. Una battutaccia schifo, me l'ha detta rana questa, mi hai detto tu. Se, se avesse fatto ridere, avrei detto che era mia. Di Automa. Ma aspetti al varco, lo so. Di Automa SRL. Il lavoro, mi hanno detto, è un presidente buono. Molto buono, io non conosco presidenti buoni, lui è buono tranne quando si parla di via delle saline e lì si, si inalbera un pochino, ma anche a questo arriveremo. Parliamo anche di sport, buonasera Marche Show, si fonda anche sullo sport, avremo già il tema della pallavolo con Tarcisio, ma vogliamo anche raccontarvi un'esperienza di Serie A Elite. Non sapevo neanche che esistesse questo termine, come guarda già brutto, la presidente della città di Falconara Calcio a 5 femminile, che milita appunto in Serie A Elite, Valentina Vescovo. Buonasera. Notare la regia del nostro Francesco Amicucci, notare il piedino, un 38? Sì. Il piede dei calciatori, ecco perché io per esempio ho un 45, come potete vedere, ecco. Complimenti, poi c'è anche lei un passato di calciatore, calciatrice, calciatrice, se no la Boldrini si arrabbia, calciatrice in Serie C. Sì. Quindi ho studiato ragazzi, veramente. Ma Falconara che cos'è? Se non un branco di animali, voglio dire in senso buono chiaramente, il Parco Zoo ragazzi, poteva mancare il Parco Zoo di Falconara? Non è lei no. Il Parco Zoo, eh? Non è che ti conoscono già. Gioia Gaiot, che gioia averla questa sera. Grazie. È la responsabile dello staff didattico scientifico del Parco Zoo di Falconara. Esatto. Buona. Pensa Gaia, io ho 3 creature, spesso le porto al Parco Zoo. Fatemi raccontare rapidamente questo aneddoto. Una delle volte che sono venuto, elefanti, giraffe, tigri, leoni, pantere, zebre, le bimbe tutte contente, oh che bello, a un certo punto la prima parola che dice Maria, la seconda, tra l'altro gira qualcosa, guarda papà, un gatto, giuro, è vero, confermerà chi ha detto una cosa del genere. Poi parleremo del Parco Zoo, perché sei tu quella che raccoglie, come dicevamo col direttore, no, sei tu in realtà che raccogli la pupù di ippopotamo. È vero che l'ippopotamo uccide più del leone in Africa? È vero. È vecchizzati della terra, ragazzi. Pensate voi a dormire 20 minuti, io non lo so. Iniziamo, dai, iniziamo seriamente, anche perché abbiamo già detto sufficienti amenità. Partirei, siete d'accordo, dal padrone di casa, Goffredo Brandoni. Che cos'è Falconara secondo Goffredo Brandoni? Consideri anche che siamo in televisione, quindi va urbi e torbi questa nostra trasmissione. Se la dovesse descrivere in poche parole, cos'è Falconara? Per me Falconara è una bellissima città, perché se pensate che non ci sono città nell'Adriatico, quantomeno da Venezia fino alla Puglia, a parte un piccolo tratto del Pesarese e del Conero, dove c'è una cittadina che dal mare c'è una collina che sorge, quindi è bellissima. Purtroppo è stata rovinata urbanisticamente negli anni 70, perché se guardiamo quello che era Falconara negli anni 60 o gli anni precedenti, con tutte ville, e quindi era meta anche di tanti turisti che venivano dall'Umbria e da Roma e da tante altre parti. Quindi però cerchiamo, guardate quanto è bella questo castello, questa cornice che io dico sempre che è meravigliosa, un posto che da turista o come tanti altri che vengono, non si sente bene, che vengono così a passare una serata qui, è molto piacevole, però stare in quella stanza lassù, ve lo dico che non è affatto piacevole. Mi sembra che su questo intervento già Rana vuole arrivare, sì, con il suo savoir-faire. Piove. Attenzione, avevamo detto... Piove, governo ladro. Eccolo. Avevamo detto che chi... Quale? Avesse parlato sotto la pioggia avrebbe poi pagato la cena a tutti. Caro sindaco, mi sa che qua siamo messi male. Un po' di tempo fa Goffredo si diceva anche piove governo tecnico, quando c'è tutti quei passaggi, no? Una volta è ladro, una volta è tecnico. E io dicevo qui del... Prego, posso dire quello che mi pare? Prego. Diceva che aveva sentito freddo, lui diceva in sala, io pensavo che era lui, aveva sentito freddo perché senza calzetti, e invece ad è perché c'è da fare, ecco, il gre, perché... hai capito che si era gelato. Ma noi siamo antichi, e noi altri, capito? Io c'ho i calzetti fino a quassù, anche che a me arriva ai ginocchi, ci arrivo con quelli corti, a me mi arriva già ante i ginocchi.
Bene, io perché adesso ho preso un attimo la parola così tanto per stemperare, no, la cosa, sai, sta lassù è bello solo il panorama della sta cosa, perché sennò tutte le rogne, no? Esatto. Poi le rogne de Falconara, ve garantisco, le sgrana tutte. Io che abitiamo de fronte, quindi mi permetto anche di dare del tu, perché insomma ci conosciamo abbastanza bene. Lui le rogne de Falconara è bravo a sgranarle tutte, però quando c'è qualche rognetta, ma di quelle strade, per esempio della via nostra, siccome io abito in della via del sindaco, lui ce lascia sempre per ultimo, perché dice come, qui c'è sta il sindaco. Non è il contrario? No, no, lui uno dice qui c'è dopo, no, io. E invece lui è, e quindi da sto punto di vista qui è bullo. Comunque, a parte sta faccenda, no, scusa una cosa. Sta sviolinata, no? Dopo, che non te sai, la sì. Dopo la magnata. Non te la abbassa le tasse, guarda che non te la abbassa le tasse. No, scusa una cosa, un inciso. Dimmi. Tu abiti di fronte... Ah, non te l'avevo detto? No, cioè quindi tu dalle finestre vedi... Io ho visto cose che questa... voi umani... No, non mi dirai. Altro che Blade Runner. Non mi dirai. Non mi dirai che... ma l'hai sì. visto anche... Ho visto questo povero uomo stendere i pagni. E come li stende? Come tutti i cristiani, non è che in sindaco li stende meglio o peggio. Ma l'hai visto qualche anche... volta gli telefono, proprio dalla finestra lo vedo che tira sul telefonino, gli dico guarda che sono dalla finestra, guarda, c'hai ragione, chiudiamo sto telefono, parliamoci a voce, giusto Goffredo? Ma scusa, approfitto, senti, visto che adesso divento giornalista cattivo. Sì, ma però sei anche... palloso, scusa, non mi fai ragione. Finire un discorso. Fammi... Dai, dimmi, dai. Fammi finire sto inciso, ma l'hai visto anche in Desabie, tanto non c'è dai, Desabie. Non si può dire che c'è la signora dopo, la signora. Sì, esatto. Però c'ha un po' dei peli, entro i ginocchi. C'ha i ginocchi un po' pelosi. Ma come? Ma come? L'importante è non averli nel cuore. No. Senti, ma perché ti sei innamorato del sindaco? No, perché vabbè, già mi ha fatto andare là dietro, op, e dovevo stare attenti. Dici che meglio fai tanto non indaghiamo ulteriormente. Non indaghiamo. Vai, oltre, cosa che no, dire. Volevo dire sta cosa, tanto tutti conoscono di che idea è il nostro Goffredo Brandoni. Allora mi è venuto in mente una faccenda così, tanto sai, tra una goccia e un'altra, no? Tra una goccia e un'altra... Praticamente c'era Luca Cordero de Montezemolo che provava il suo Ferrari giù per una strada, camminava come un matto, 270 totè. A un certo momento sente un gran casino, guarda dallo specchietto retrovisore di sto mega Ferrari e vede una biga di quelle romane, sai, a dorote con due cavalli che correva con ste criniere al vento. Dice ma che madonna è questo, come un matto sta biga, pa, lo sorpassa a lui col Ferrari a 270, do cavalli con le narici grosse così, e il sorpassa e noi è pia con quei robi che c'han le rotte, no, con sta biga gli sfrigia tutta la fiancata, gliela apre da cima a fondo, se ferma questo cala giù da sta biga. Silvio era Berlusconi, ma come Silvio, ma con la biga mi sorpassi il Ferrari, ma cos'è, non ci stai più con la testa, ma poi voglio dire, possibile non gliela fai, io sto a provare il Ferrari per i cavoli miei, ma non gliela fai una volta a sta un secondo di dietro, secondo dai, adesso io come faccio, guarda i danni che mi hai fatto un testo Ferrari, e sta tranquillo, gli dice Luca, sta tranquillo, ero in la villa di Arcore, guarda c'ho il rimedio per te, ho trovato sta lampada De Aladino, l'ho sfregata, c'è già, io gli ho chiesto un paio di favori che se chiede al genio, c'è rimasto il terzo, chiedeglielo te, così almeno poi sistema, e poi chiede tutto quello che ti pare, che questo te fa tutto, te giù. Oh, però sta attento, siccome è un pezzettino che sta lì dentro, sto genio si è un po' rincoglionito, parla iebe, scandisci belle parole, parla forte, allora questo sfrega, gli viene fuori sto genio, allora gli dice... Guarda genio, sta a sentire, fa una roba, e sai cosa voglio? 1 miliardo, così mi faccio la Ferrari nuova e incremento un po' il conto in banca, che non si sa mai Maurizio di sti tempi, no? Benissimo, a un certo momento si squarcia il cielo, un trono, un fulmine, si apre le nuvole, boom, viene giù 1 miliardo sopra il Ferrari, glielo schiaccia, glielo spiana per terra. Silvio mio, ma possibile che non ne fai una buona? Mi sfrigi il Ferrari, mi chiamo questo qui, mi dici è il genio, gli chiedo 1 miliardo e mi butta giù 1 miliardo?
gli fa: sta tranquillo Silvio, secondo te io cos'hai avevo, Luca, secondo te io cos'hai avevo chiesto, una biga? Stefano, avevi promesso che saresti stato buono. Non c'era una parolaccia. Stefano, mi raccomando, ci sono anche tanti bimbi. Una biga. C'è i bimbi? Sono scappati. Dove sono tutti i bimbi? Ciao bimbi, lo sapete perché i cavalli, quelli lì che c'aveva Lucia, aveva le stroge del naso grosse cuscì? Perché leva tele caccole cui zoccoli. A posto. Oh, non ci avevo mai pensato. Vedi, te senza di me, Maurizio, dove vai con Franco Grasso? C'hai ragione. Lascia perdere. Torniamo seri, per carità, hai citato Berlusconi e bontà tua, io sono costretto a controbilanciare. C'hai ragione. Dobbiamo, per par condicio, far parlare Emanuele Lodolini, l'onorevole Lodolini, parlamentare, un applauso anche per lui. Ora, la domanda è un po' cattiva, è indirettamente... Non parliamo di big, per carità, ragazzi, veramente, ecco Stefano, per favore, non ci trascinare. La domanda è un po' strana... No, zoccoli neanche al femminile plurale, per cui ecco, c'è arrivata. La domanda è questa. Allora, va detto, Goffredo Brandoni ha sfidato Lodolini qualche anno fa e credo che ci sia anche chi ha votato e ha deciso per Brandoni. Poi Lodolini è diventato parlamentare della Repubblica Italiana, ragazzi, un ruolo molto importante. No, aspetta, ma hai bruciato però! Hai letto la scaletta. Poi, qualche anno fa, Goffredo Brandoni sfida Mastro Vincenzo nelle ultime elezioni è diventato consigliere regionale in odore di assessorato, si saprà lunedì, anzi forse c'è già qualcosa? Lunedì. No, lunedì lo sa. Vorrei dire, Brandoni, non è che era il caso di perdere le ste elezioni perché quelli che ha battuto hanno fatto carriera, lei invece tutti i giorni c'ha gente che bussa, che suona, è così, no? Parliamo un attimo di Falconara, da chi la vede da Roma. Ma intanto Goffredo porta fortuna. Questa è una constatazione amichevole, Goffredo, una constatazione amichevole. Come negli incidenti, una constatazione amichevole. No, grazie per l'invito, sono contento di essere qua con voi. Buonasera a tutti innanzitutto. Falconara è la mia città. Io ho fatto il liceo Cambi qua a Falconara, ho fatto per un breve tempo l'amministratore comunale e oggi mi ritrovo a vivere questa esperienza importante in Parlamento. Continuo la domanda, ma quali sono i rapporti tra un parlamentare di un partito e il sindaco di un altro partito, anzi, il sindaco che ti aveva sconfitto alle elezioni. Quindi non vi potete vedere. Assolutamente, e questa è l'anomalia. E questa è l'anomalia, perché Goffredo se ne ricorderà, la prima cosa che ho fatto quando persi le elezioni fu salire qua su in comune, venire da Goffredo Brandoni, che nel mentre era diventato sindaco, stringergli la mano e fargli in bocca al lupo per il proprio lavoro. Perché si è leader non quando si vince, ma si è leader quando si perde. E questa è una cosa che mi sono sentito di fare in quell'occasione. E oggi, seppur con partiti diversi, impegnati, io e Goffredo, con ruoli diversi, abbiamo non solo l'amore per la città che ci accomuna, ma l'impegno quotidiano per provare a far tornare Falconara tra le grandi e laddove Falconara merita di stare. Quindi buon lavoro e buona serata a tutti. Finita la domanda. Ultima domanda trabocchetto, ma chiediamo all'onorevole Lodolini, ma com'è amministrata Falconara? Questa è una domanda trabocchetto. È un bel voto, lo diamo a Goffredo Brandoni? È dura? Ce la fa? Il voto a Brandoni gliel'hanno dato gli elettori, perché l'hanno premiato per il secondo mandato. Io Goffredo, per questione di parte, ti potrei dare tra un 5 e 6, se dovessi fare l'uomo di partito, ma siccome sono un uomo delle istituzioni, io ribadisco, Goffredo, sono insieme a te e insieme a tutti i consiglieri comunali, tutti, per provare a dare una mano alla città, perché credo che questo sia quello che più conta, e insieme a tutti i cittadini. Grazie all'onorevole Lodolini, un piccolo fuori programma. Posso? La replica doverosa, sto posso, 5-6. Maurizio? Lo cacciamo, sindaco? Lo facciamo? Non so se funziona. Funziona? Sì. Allora, indipendentemente che siamo in pubblico e magari si è portati in questi momenti a dire cose che magari privatamente non si dicono, confermo tutto quello che ha detto Emanuele Lodolini. E io, quando ho un problema, specialmente in regione o a livello statale, mi attacco al telefono e parlo con l'onorevole Lodolini, perché
il rappresentante di Falconara nel Parlamento italiano, a differenza che potrei, a parte che se chiamo i miei sono l'opposizione, ma questo non cambierebbe le cose. Io mi rivolgo a lui e una cosa importante, e la stiamo realizzando, lo vedrete sui giornali quando Falconara avrà inizieremo un'importante opera pubblica, sicuramente grazie all'interessamento dell'onorevole Rodolini, ma lo vedrete sulla stampa. Quindi questa collaborazione è continua e c'è anche, è nata un'amicizia tra me e Emanuele, grande bene. Rispetto questo per il bene della città. Restiamo in tema renziano a questo punto, in tema di massimi sistemi. Questo Matteo Renzi dei musei, lo vogliamo dimostrare con i fatti? Perché io ho delle cifre importanti, si dice che la cultura porta o non porta business, porta o non porta lavoro. C'è chi ha sfidato anche un po' di luoghi comuni e ha dimostrato che si può fare anche business con la cultura, con i musei, quella cosa chiusa, fredda, silenziosa, e invece è stata completamente rivoluzionata. Ci aiuta a capire come ha fatto? Sì, innanzitutto Maurizio ti volevo dire una cosa, credo che ho trovato la canzone che puoi cantare questa sera. Speravano di no a loro, ma invece dimmi. Singing in the rain. Forse porta un po' sfiga visto il momento, però sì, magari alla fine per esorcizzare la pioggia. Esatto. No, in secondo luogo, adesso battuta a parte, mi sono fatto contagiare dal buon umore di Rana, che è sempre veramente eccezionale. La storia di calzini, sì. glissiamo. No, diciamo appunto che solitamente i musei venivano visti negli anni passati come un luogo sì polveroso, anche un po' noioso. Solitamente quando si dice museo si usa un po' come termine di paragone negativo. Invece io ho deciso, anche tramite una campagna sui media, insomma, oltre che su internet, sulla carta stampata, in radio, in TV, di ribaltare un po' questo concetto, perché nei musei, oltre che conservare il nostro immenso patrimonio, si fa ancora cultura, sono dei luoghi estremamente vivi. E ho deciso di improntare su questo la mia azione da presidente del sistema museale. Abbiamo qualche numero attraverso un esempio. Una notte al museo è stata un'esperienza straordinaria, grazie anche a Ben Stiller, che voi ben conoscete, immagino. No, non c'era presente Ben Stiller, ma era quella un po' la falsariga, no? In sì. Una notte al museo, nella sì. prima nottata vissuta così, e poi ci dirà come funziona. Sì. Quanto avete fatto? Perché qui siamo anche molto pratici, siamo anche in televisione, vogliamo sì. avere la certezza dei numeri. Quanto avete incassato? Sì, noi abbiamo incassato in quella sera, ci sono due repliche a sera, quindi in una singola serata, più di quanto il museo Luigi Paolucci di Offagna aveva incassato nell'intero anno 2014. Quindi, in una sera? Sì, in una sera sola. Quindi abbiamo insomma dimostrato che quando c'è la qualità delle iniziative, quando si intercetta, perché no, anche una certa esigenza che ci viene richiesta dal pubblico, dai visitatori, essi rispondono e rispondono alla grande e dimostrano quanto la cultura possa essere un fattore di sviluppo per i nostri territori, perché poi quelle sono tutte persone che rimangono, circolano all'interno della città, magari vanno anche al bar, comprano qualcosa, creano anche un giro economico. È una possibilità, certo, non è la soluzione di tutto, però dimostra quanto insomma questi luoghi possano dare alla nostra comunità, non soltanto, torno a ripetere, nella conservazione del nostro passato, che già di per sé è sacrosanto perché raccontano la nostra storia, la nostra identità, da dove veniamo, ma anche e soprattutto come un vero e proprio possibilità per le nostre città. Adesso mi rivolgo anche al sindaco che è qui presente, appunto. Anche un'altra iniziativa a proposito del comune di Falconara, Apriti Sesamo, ne parleremo magari più avanti, potrebbe vedere Falconara protagonista, ma la lasciamo lì per un attimo, poi sentiamo se il sindaco riusciamo a fare forse una liaison in tempo reale. Abbiamo detto, restiamo in tema lavoro, poi le cose curiose e particolari arriveranno. Abbiamo detto lavoro, abbiamo detto un presidente buono. Io non ne conosco di presidenti buoni. Intanto spieghiamo che cos'è Confapi,
che sta crescendo, è una delle poche associazioni credo che sta avendo una crescita di iscritti, e poi anche che cos'è questo ruolo di CEO, ho fatto la battutaccia, CEO Cefao, in un'azienda, l'Automa SRL, che si occupa di cose molto molto particolari. Giorgetti. Confapi è forse l'unica realtà a livello nazionale, ma soprattutto sul nostro territorio, che è l'emblema su tutto il territorio nazionale di quella che è la piccola, la micro, la piccola impresa, è la realtà, è la casa nella quale queste piccole e micro imprese trovano il loro sito naturale. È una realtà che vive le difficoltà economiche del momento, tante imprese che chiudono, ma anche tante imprese che resistono. Qui nelle Marche forse portiamo la bandiera di questa resistenza ad oltranza di un sistema economico che ha grandi difficoltà ad adeguarsi al terzo millennio, un mondo che ha cambiato i parametri della situazione economica globale. È un'associazione che è condotta dagli imprenditori, cosa che raramente succede, perché oramai quasi tutte le associazioni sono associazioni riempite da dirigenti e da direttori. Noi siamo un'associazione molto piccola, con poche persone, ma rappresentiamo nella provincia di Ancona oltre 400 imprese che usano i contratti collettivi di Confapi e sul territorio marchigiano più di 1200 imprese. Quindi questo significa che in qualche modo rappresentiamo il tessuto vivo dell'economia regionale. Tessuto vivo, e approfitto di questo termine perché siete davvero vivi, nel senso che siete pronti anche ad affrontare problematiche pratiche, se vogliamo. Io in presentazione, scherzando, parlavo di via Saline, che è una via che ha dei grossi problemi. So anche che lei ha incontrato e incontrerà il prefetto di Ancona. Siete pronti alle barricate? Perché dico viva? Perché c'è una serie di aziende proprio di Confapi su quell'area, che vertono su quell'area, che trovano difficoltà legate appunto alle problematiche di questa strada, e voi siete pronti a farvi sentire anche nei tavoli che contano. C'è una serie di aziende di Confapi, e non solo, perché è un tratto che vede una forte presenza di imprese agricole, che comunque sono aziende produttive e nel nostro territorio sono anche una realtà importante. Siamo pronti a rappresentare le esigenze di un territorio, imprese ma non solo, che è un po' trascurato. In questo caso parliamo del tratto di via Saline, che è una viabilità di congiunzione che vede almeno tre territori comunali. Parliamo del tratto di via Saline, che è nel sito del territorio comunale di Ancona, un ponte interrotto, un ponte storico, forse mai manutenuto, con mezzi pesanti che circolano in continuazione, e la soluzione è stata bloccarlo con due blocchi di cemento e impedire la viabilità. Ora questo ha tagliato in due un asse di collegamento importante, che in questo momento di campagna estiva agricola significa lasciare il consorzio agrario da una parte e tutte le imprese agricole dall'altra. Quindi il sindaco di Falconara tanto non ci sente, non c'entra nulla in questa decisione oggettivamente? No, questa è parte del territorio del comune di Ancona, quindi è sicuramente competenza del comune di Ancona, però anche Falconara subirà il disagio di questo, perché molte delle aziende agricole sono sul territorio di Falconara, e quindi poi la via Barcaglione, che è l'unica viabilità alternativa per i mezzi agricoli, che è già una via che ha i suoi problemi di viabilità, molto stretta, scarsamente illuminata, presenterà sicuramente problemi di sicurezza alla viabilità. Poi c'è una fauna via Barcaglione clamorosa, non so se ha visto mai, là è un florilegio di animali di ogni sorta, poi ci arriviamo dopo. Quindi indirettamente però Falconara potrebbe fare la sua parte, sindaco, approfitto del suo ruolo istituzionale in questo caso. Ma io dico sempre che oggi un sindaco non può più ragionare come ragionava in passato all'interno dei propri confini. Quindi il problema di Ancona di rimbalzo interessa Falconara, il problema di Chiaravalle anche perché andremo in futuro all'approvazione dei piani regolatori intercomunali, e sì, è anche giusto questo, no? Non è più pensabile di ragionare all'interno dei propri confini comunali. Qualora non sto criticando nessuno, per carità, ognuno di noi ha tante cose da fare. Quando io ho un problema che interessa altri comuni, mi faccio portavoce per convocare gli altri comuni. Qualora il sindaco Mancinelli intenda convocarmi a un tavolo, il sindaco Brandoni risponderà sempre presente. Quindi la prendo in parola. Vedremo di sollecitare. Non ve lo faccio dire a voi, lo dico io. Se fosse stata una zona ricadente su Falconara, forse il problema sarebbe già stato risolto.
Ma non diciamo questo, no, no, non sarebbe corretto dire questo. Tradotto sì, l'abbiamo capito. No, ho capito male io, chiedo venia. Non fatemi dire quello che non voglio dire. Il sindaco Mancinelli è un sindaco che io stimo, indubbiamente ognuno di noi ha tanti limiti e i propri difetti. Lei ha il grande pregio del sapere, perché io ritengo che un sindaco che è avvocato già al 50% del lavoro fatto. Risparmia anche sulle parcelle. Se poi è anche amministrativista, c'è un'altra parte del lavoro fatto. Poi dopo, come tutti noi, avrà dei difetti anche lei. Che li elenchiamo. Attenzione, no, della telecamera, prego. Sentite l'Odolini. Prego. La conosce meglio di me. Si sente che ha smesso di piovere, sì. siamo tornati belli, belli pimpanti. A proposito di quest'uomo dai superpoteri, voi sapete che sotto, qui se apro, c'è una calzamaglia rossa, c'è scritto ST. Se super, apri c'è una bella panza. Super Tarci. Ma non puoi sta zitto. Tarcisio, non mi chiude nel microfono, io pensavo che era chiuso, rimaneva tra di noi. Sei sempre aperto, sei il padrone di casa, vero. Ce la racconta questa sono cosa. Segnata. Ti sei fatto un anche perché magari volevo pensato, no? Dico mi metto a fuggire, però avevo capito pure che corre pure come un lepre. Corre pure non come un credo manco se lo vedo. Si allena tutti gli anni con la nonno nipote. Io credo che qua ci sia chi l'ha fatta questa gara. In realtà la nonno nipote, capisco ora sulla base di quel racconto che ci farai, che in realtà è un allenamento contro i ladri, cioè lui allena tutta la comunità, perché mi pare che viene. Dobbiamo pure stare da attenti a dire le cose, per cui abbiamo tre rappresentanti del gruppo Amici per lo Sport qui avanti: il dottor Cardinali, il presidente Valeri, la signora Alessandra Silenzi. Una attenzione. Delle mille vite di Tarcisio, anche il gruppo Amici per lo Sport, il la gas, banca, il gas, il volley. Beh, e questa cosa, dai, raccontala rapidamente. Ma veramente sì, avevo una responsabilità territoriale in quel periodo, era Unicredit, si può dire, no? La banca, quindi. No, ma l'hai già detto, quindi va bene. No, scherzo, si può, si può. Ero al telefono e non riuscivo ad ascoltare il mio interlocutore al telefono. Io quando mi arrabbio un pochetto si sente la voce. Lo sanno quasi tutti a Falconara, credo. Mi sono girato, basta, ma cos'è questo casino, la parola giusta, cos'è questo casino? E nessuno mi rispondeva. Scusami un attimo, mi alzo su, ma Tarci, sta zitto, cos'è? Fugio, c'è un ladro che fugge. Ma come un ladro che fugge? Ma come il ladro fugge? Ma qual è questo ladro che fugge? In effetti era uno che aveva saltato il bancone, aveva preso 5.000 euro e era fuggito. La cosa bella è che praticamente in quel momento, chissà come mi ragionava, portava la testa. Io e un altro certo Sabatini, usciamo fuori tutti, al ladro. Come usciamo fuori? La gente, il barista, altra gente che era in piazza, è andato qui, è andato là, chissà per quale, chissà che mi credevo di essere, nembo kid, non so. Fatto sta che in quel momento vado a correre verso, c'era faccenda quella volta, abbigliamento. E si è affacciato, dico, Tarcisio è là, e vabbè, là, ho capito, ecco, lungo la strada, sulla nazionale, vado, non chissà perché, c'è una pattuglia dei carabinieri, e mi metti in mezzo, ferma! Fermati, che dico, c'è un ladro, questo tira giù, c'era uno un pochetto più anziano, un giovane. Dice, ma come ladro? Sì, è andato là, te corri, io ho detto, che io vado con la macchina con loro. Quel povero Sabatini correva in su verso la stazione in macchina, questo ha girato lì in mezzo, andiamo su, arriviamo davanti alla stazione e nessuno ci sa dire più niente. Allora dico, Sabatini, va un po' a vedere dove è al bar là. Io guardo qua, i carabinieri erano in macchina fuori sulla strada, ritorna Sabatini e mi dice, Tarci, c'è solo un ragazzo che beve una Coca-Cola. Ah. E qua niente. Il carabiniere, purtroppo non so il nome, c'era Mattiacci quella volta che era responsabile della 2006, questo era la tenenza. Esatto, la tenenza. E allora questo ragazzo giovane si alza e dice, fermi qui un attimo voi. E lui va dentro la stazione, c'era il bar della stazione quella volta. Questo ragazzo che era dentro, quando ha visto il carabiniere, dice, ma non ha mai scoperto questo. Invece lui pure non sapeva niente. Fatto sta che questo ragazzo è uscito di corsa. E alla fine del carabinieri è andato dietro, l'ha preso e l'ha portato in caserma. Quando Mattiacci, questa è forte perché è un'esperienza veramente che non me l'aspettavo. Mattiacci telefona, dice Pacetti, bisogna che vieni su con i testimoni, con la direttrice Bartolacci ed altre persone, vieni a testimoniare. Sì, va bene, veniamo. Dice, ma scusa una cosa, ma siete sicuri che aveva preso l'uomo giusto? Dice sì, adesso lo perquisiremo, ma com'era vestito? Io mi giro, che non l'avevo visto, soltanto di spalle, de corsa,
dico scusa, com'era vestito? Verde. Com'era? Verde. Tutti verde. Vabbè. Dice, osta, ma allora non è lui, dice Mattiaci. Come non è lui? Dice, no, questo proprio di verde non c'ha niente. Vabbè, allora non so, ma l'avete preso? Aspetta, sì, allora mi sa che è lui, perché c'è qua, ti chiamo dopo. Vabbè, dico scusa, verde, ma non mi sembrava verde. Era la signora magari che... No. Vedo verde, magari che ne so. Dov'era quel giorno, signora? Dove era quel giorno, signora? Dice, forse veniamo a capo di questa vicenda. È stato forte perché non era verde. Ma come era verde? Io girando ho detto, non mi sembrava, c'aveva i pantaloni... Lui dice, sì, c'aveva il pantalone grigio, c'aveva... Il verde era il coltello che aveva messo sotto la gola del cassiere. Allora gli occhi di tutti quanti è rimasto verde. E il coltello. E ci hanno messo parecchio tempo per incominciare a pensare a quello come era vestito. Allora richiamo Mattiaci, dico, guarda, scusa, non era verde. Lo so che non era verde, abbiamo trovato anche i soldi. Quante trovate? 5.000, dove ce l'aveva? Posso dire? A meno che non chiede, l'aveva arrotolato, l'aveva arrotolato in un elighe. E hanno che c'è i fioli. E quel ragazzo pagò la Coca-Cola al bar con i soldi propri e noi rimediamo tutti i 5.000 euro di quell'occasione. Bravo Tarcisio. No, bravo Mattiaci e bravi carabinieri. Questo è lo spirito. Questo è... Tra l'altro, l'atletismo di Tarcisio, hai visto Stefano? È partito per no, volte. Oh. Ci dico a te, va a finire in braccio a Ludolini, così sfonda tutta la cosa. Sembrava che avessi visto uno scippo qua, in mezzo alla piazzetta qua. Questa è una delle tante vite. È stata un'esperienza che poi magari pensandoci un po' col seno di poi, ma chi te l'ha fatto fare? Anche perché non è che la banca ti ha detto, oh bravo, complimenti. Succede qualcosa, cavoli tuoi. La prima parola che mi disse è quella volta, dico, beh, insomma, siamo messi bene. Invece quella volta che a Sarajevo nell'86... Quello è un altro Tarcisio. Quello è un altro Tarcisio, un'altra storia. È una storia veramente di sport. È una storia che si coronò con la vittoria della Coppa Europa. E qui chi ha tutti questi in qualche maniera che sono presenti oggi, bene o male, hanno vissuto una parte di pallavolo della città di Falconara. Tutti, anche Bramucci del calcio a 5 femminile, oggi grande personaggio, e il suo fido conduttore di sportivo, tutti hanno vissuto in qualche maniera, diretta o indiretta, la pallavolo. E sono convinto che se noi mettessimo... chi ha vissuto un pezzo di pallavolo Falconara metta una bandiera sul balcone, io penso che Falconara sarebbe tutta quanta colorata. Ti faccio una domandaccia però, quei tempi torneranno mai? Perché? Qui abbiamo qualcuno che sta pensando di ragionare, qui davanti a me, sta pensando di ragionare cosa si potrebbe fare per... Ma qui adesso non sta a me dirlo, perché ci stanno pensando, stanno valutando, come valuta il gruppo Amici per lo Sport, valuta tutto lo sport. E qui ci sono, io penso che il sindaco e l'assessore allo sport del comune, l'ho visto prima, eccolo qua, nel comune di Falconara, dovrebbero essere abbastanza soddisfatti, perché a Falconara sport si fa. Si fa in io mi sono elencato anche qualche squadra, qualche atteggiamento, magari non ne nomino nessuno, perché altrimenti faccio qualche errore, perché tutti in tanti hanno fatto delle promozioni quest'anno, dal calcio al calcio a 5 femminile, al calcio Falconara, in tanti hanno fatto delle promozioni, ma mi permetti di ricordare una cosa, una sola, io non so se siete d'accordo, però un uomo che è partito qualche giorno fa, se n'è andato, ci ha insegnato una piccola cosa, col suo modo di fare, senza mai un becco d'un quattrino, però ha fatto in modo che lo sport fosse portato avanti verso i giovani, Dino Giaccani, che ci ha lasciato poco tempo fa. Un applauso e un pensiero da parte di tutti quei convenuti alla Corte del Castello di Falconara. Giustamente da uomo di sport, Tarcisio ci ha fatto un assist verso lo sport che è qui presente. Che auguro a loro di vincere come noi la Coppa Europa confederale, come noi vincevamo nell'86. Valentina Vescovo, intanto salutiamo anche Marco Bramucci, già citato dal nostro Tarcisio Pacetti. Allora, sta Serie A Elite, io prima con lei fuori onda, diciamo, allora ci organizzavamo, Serie A, sì no, guarda, Serie A Elite, scusa, io non ero al corrente di questa particolarità. Che vuol dire Elite? Elite significa, quest'anno abbiamo giocato il campionato di Serie A, e nella scelta del campionato prossimo, della stagione prossima, è stata fatta una classifica delle miglior 16 squadre d'Italia e noi siamo rientrate in queste 16 squadre, quindi è il top top del top.
Tra l'altro la qualità della vostra cantera, si può dire così anche nel calcio a 5, diciamo, che te frega, la cantera, insomma, le giovanili delle squadre spagnole, ormai l'abbiamo adottata anche noi questo termine, porta ad un risultato importante perché due vostre ragazze sono lì lì per debuttare con i colori azzurri. Sì, sono state convocate due ragazze, Sofia Luciani e Martina Mencacini. Un applauso per queste ragazze che rappresentano il futuro dello sport qui a Falconara, una grande bella emozione. Con la nazionale italiana per la prima volta, perché è stata un'iniziativa fondata proprio adesso, e il 25 giugno debutteranno al Foro Italico a Roma, in diretta tra l'altro su Rai Sport alle 21 contro... Differita TV Marche, credo, eh? No? No? Mi dicono di no? Scherzo. E... cos'è TV? No. Guarda, vado... No, lo so cos'è TV. E quindi faranno parte di questo gruppo che è per la prima volta, insomma, questa nazionale. Smettere i panni del calciatore, entrare in quelli del presidente. Calciatrice, grazie. Calciatrice, certo, c'è la Boldrini. La qui Boldrini, perché, esatto. Attenzione, bisogna fare attenzione con queste terminologie. Sai che questa è un'altra sbagliata che gli dici, si alza su e da un buco. Cioè, l'hai visto il figlio? Sì. Spostato, infatti. Io guarda, starei in campana a darci, eh. No, ci tengo che si dica ci calciatrice. Tiene, no, no, ma... Perché siccome si confonde sempre questa cosa, capito? Come la solita... Come la classica domanda, ma come mai femmina gioca a calcio? A non l'avrei fatta, non l'avrei mai fatta. Ma, vedi, non ce l'ho qui nella scaletta, no. Perché credo che sia una passione per lo sport come tutti gli altri sport, al di là del sesso, perché comunque poi, a mio avviso, ci sono molti ragazzi che giocano ancora meglio dei ragazzi. Ah. Chiaro. Qui dobbiamo imbastire subito, eh? E posso aggiungere che... E sono convinta, questo credo che sia anche testato, che se un esercizio di calcetto lo fai fare a un gruppo di ragazze, le ragazze lo imparano subito e i ragazzi ci mettono un pochino di più. All'attacco questo presidente, Stefano, proprio... ti sfida, aia. Vuoi provare? Poi addirittura se li fai proprio allenare insieme i ragazzi con le lì è il massimo, lì le è il ragazze massimo. Gioca, i ragazzi fa tutti lì piaccioni, tutti mi pare da vedere, no Maurizio? Ecco perché viene meglio l'esercizio alle ragazze, esatto. Le ragazze si concentrano, che i ragazzi, beh, bravo, esatto. Sullo sport abbiamo chiuso, si può continuare su una cosa, no? No, a te tarci, basta, perché non se ne può più. Ha detto due cose, dai. Prego, no, ho detto prima del gas, dobbiamo dire, se non approfittiamo se c'è la televisione, il 24 luglio c'è l'evento nonno nipote, quindi non mancate, la Cerasi già è pronta. E quindi... come si fa a mancare? Ti ricordi Maurizio, due o tre anni fa, nonno nipote è venuto, cioè voleva, era l'arca di Noè, cinque anni fa, è venuto Noè con l'arca, io c'ero e noi abbiamo arrivato, corso, ti ricordi? Esatto. Eravamo quattro amici al bar e abbiamo corso, nonostante la pioggia. Sì, me lo ricordo. C'erano anche i miei colleghi, Lucio Cristino, Alessandro Tizzani, che sì. Non si è ancora ripreso, eccolo là, guarda poveretto. Vedi, e pare che c'era pure Andrea Fiano. Esatto. Quindi quest'anno grande kermesse. La facciamo e con un principio, logicamente, che tanto più sono due vicine queste due generazioni, nonni e nipoti, tanto più si migliora la prossima generazione o l'attuale. Ma soprattutto ci sarà Nordi Walking alle 7.30, alle 19.30, alle 21 cascasse il mondo, c'è logicamente nonni e nipoti. Non lo sfidare, non lo sfidare. Perché questo... Ci provo. No. Poi la 4 e la 10 km non competitiva e poi vedremo se possiamo fare anche la competitiva, perché devo dire una cosa, l'amministrazione comunale ha sempre tenuto ad ampliare i confini di Falconara. Noi con la competitiva quest'anno lo stiamo facendo, abbiamo costruito un gruppo dove il presidente è dottor Tonino Valeri qui presente e ci abbiamo cercato di fare la competitiva affinché venissero tante persone anche da fuori. Vediamo se sarà possibile, perché il territorio di Falconarese propone qualche difficoltà per ciò che riguarda lo sgombro delle auto eccetera eccetera, però io mi auguro che si possa centrare in questo obiettivo. C'è il sindaco che fa finta di niente, fischietta. Lo so, infatti non l'ho guardato, lo sguardo. Non l'ho guardato, ho guardato l'assessore allo sport, non ho guardato il sindaco adesso. Anche poi l'assessore si è girato intorno e ha detto ma che ce l'ha con me? Possiamo prendere un impegno qui per qui? No, devono valutare. Siamo qui, bisogna approfittare. Bravo. È un impegno importante. Vuol dire no, Tarcisio. Guarda. Te le leggi subito, sì. Quando inizia così, Brandoni è uno diretto, se no te l'avrebbe detto subito. No, è un impegno importante, manca poco tempo per organizzare una manifestazione così. Servono risorse umane e bisogna organizzare bene la città e bisogna pensare che quando si fa qualcosa si può danneggiare qualcun altro.
Infatti importante sarà la gestione delle lamentele. La città va vista a 360 gradi e quindi direi che, è, come dicevi tu, sono uno diretto e più no che sì a livello agonistico. Vediamo, cioè, iniziamo a parlarne per quel prossimo anno. Però non sto vociando niente. Sarebbe un gran peccato, perché la Federazione Italiana Atletica Leggera ha dato il parere positivo già in calendario ormai da due mesi, e dal 29 di aprile per la precisione. Però noi ci rimettiamo alla volontà dell'amministrazione, soprattutto perché tanta gente vorrebbe partire con questa iniziativa. Ti faccio presente, poi finisco, Rana, poi finisco. A me è bellissimo. Io andavo a piai guantoni, gliela facevo fa qui davanti a loro. Sai che il primo anno 257 persone, pochissime. Io per me ero deluso. No, ma non è la prima volta. Poi 527, poi 700 e tot. Lo scorso anno 923 iscritti con 3800 persone fra piazza e percorso. Quest'anno è chiaro che se facciamo la competitiva in più, oltre a quello che già in più, ci saranno, può darsi, 100 persone che vengono da Ascoli, da Fermo, da Terni, da Spoleto, per carità. Però nel tempo Falconara potrebbe diventare, sor sindaco, una meta anche per attrattiva turistica. C'era la Signorini, che pensa sempre giustamente anche a livello commercio, a livello turismo, come l'assessore Rossi, e quindi logicamente sono loro che mi hanno casato. Adesso, se si può, bene, se non si può, io non ho un problema a dire non si fa. Non so io che tiro il freno a mano, No, quindi, Vedremo, dai. Vedremo. Pacetti confermato, marcherà stretto il sindaco su questo tema. A proposito di marcatura stretta, dov'era lei, signora, quel giorno del 2005? No, perché il dubbio effettivamente. Sì, no, esatto, questo scialletto verde. Questo scialletto verde qui al. No. Giuliana Poggianti, ragazzi, ve la racconto così, al telefono ci siamo sentiti, Stefano, io le ho detto: guarda, ci piacerebbe conoscere anche la persona al di là dell'aspetto professionale. La cosa che mi ha detto istintiva, forse non si è resa neanche conto di quanto fosse bella quella frase, ha detto: io non posso scindere le due cose, perché per me il Beniamini è la vita e la vita è il Beniamini. Si accorda di questa bella frase? Bravo, un applauso. Io ci sono rimasto così, ho detto: capirai, se questa è la prima. Non si ricorda? No, non mi sono ricordata. Me la sono sognata? No, è vero, ce l'ho qui, ce l'ho sognata qui, guarda. A me mi sa che te le inventi le robe. No. Come Pacetti le cifre che ha detto prima, te ti inventi le telefonate. No, abbiamo anche registrato, può partire la registrazione? No, questo lo vediamo dopo. Raccontiamola un po' questa bella storia. Beh, quello che dice è vero, vedi, poi. Non mi sono resa conto di averglielo detto. Prima mi sbugiarda e poi la conferma. Non mi sono resa conto di averglielo detto, però effettivamente è così. È per me questo lavoro non è scindibile dalla mia vita. La mia famiglia lo sa e anche i miei colleghi lo sanno. E quindi, se gliel'ho detto, è stato così di getto, però effettivamente ha ragione. Come diceva in fondo anche Dognocchi, no? Non si può scindere l'aspetto della scienza dall'aspetto umano. No, è vero, e questo, se vuole, è l'aspetto molto bello del lavoro che io ho avuto la fortuna di poter fare al Beniamini. Cioè quello di poter crescere professionalmente e contemporaneamente di essere cresciuta anche dal punto di vista umano, come medico e come persona che accompagna le persone che stanno male, che hanno un bisogno. Ecco. Immaginandoci anche che ci sia chi non conosce, siamo anche in televisione, su TV, questa realtà veramente encomiabile del territorio falconarese, che fa rima con la solidarietà, per questo abbiamo scelto la vostra testimonianza. Sì. Di che cosa vi occupate? Che cosa fate? Beh, intanto devo dire che il Beniamini è un centro di riabilitazione e fa prestazioni e servizio sanitario, quindi l'aspetto della sanità, della cura è fortemente innestato dentro la vita e l'attività del Beniamini. Noi abbiamo diciamo la fortuna di stare in una città che nel corso degli anni effettivamente ci ha riconosciuto questo ruolo. Io vedo il sindaco e anche tanti altri che ci fanno sentire la loro amicizia. Il centro si occupa di riabilitazione dal 1965.
A 65 ospitava i bambini cardioreumatici. E poi, come spesso accade nella scienza, la malattia reumatica è stata debellata e quindi i bambini non c'erano più, per fortuna. Però nel contempo c'era una grandissima realtà, un grandissimo bisogno all'ospedale Salesi di Ancona, e che nel frattempo ricoverava tanti bambini che venivano dal sud, bambini con poliomielite, con, come si diceva in quel periodo, i bambini spastici, no? Con la paralisi cerebrale infantile. E quindi sembrò quasi naturale per quell'epoca ricoverare, che il Bignamini si trasformasse in un centro di riabilitazione, prima di accoglienza dei bambini che si andavano a curare al Salesi, e poi un centro di riabilitazione con le sue proprie gambe. Da allora credo che di strada se ne sia fatta tanta. Oggi il Bignamini ha 7 ambulatori periferici, che sono una bella realtà che si occupa di adulto e di bambino, 3 ad Ancona, 1 a Fano, 1 a Senigallia, 1 a Osimo, 1 a Camerano, e poi c'è la realtà di Falconara, dove abbiamo 60 posti letto di riabilitazione intensiva per i post acuti, come diciamo noi, per i pazienti operati, 30 posti letto per i ragazzi disabili, che forse è la realtà più nota, è il volto più caratteristico del Bignamini, a cui ultimamente si è aggiunto dal 2012 un piccolo nucleo che è una delle realtà, io ho capito essere sicuramente l'unica delle Marche, ma anche nelle zone limitrofe, un'unità speciale per gravi disabilità in età evolutiva. Anche questo, la storia si ripete, è un nucleo che è nato nuovamente dopo tanti anni da un'unione di intenti con il Salesi, e quindi è un'esperienza nuova per noi, per certi versi nuova, e molto stimolante ma anche molto impegnativa. Il cuore del Bignamini ha valicato anche l'Adriatico, magari più avanti racconteremo di questa bella esperienza che fate in Bosnia, però io rilancio sul valore e lo spessore di questa straordinaria donna, perché nella mail che l'ha mandato, e questo è scritto nero su bianco, ragazzi, mi ha scritto, la sofferenza dei nostri malati a volte può non essere eliminata, ma il suo peso è più lieve se si è accompagnati. Questo me lo conferma, eh? Insomma, avete capito che persone abbiamo qua sul palco. Complimenti. Grazie. Davvero, non se l'aspettava, mi sono segnato tutto. Arriviamo, adesso siamo in giro per Falconara, tra le eccellenze, il lavoro, lo sport, poi lassù c'è questo concentrato particolare di animali un po' speciali, si sentono dei suoni un po' clamorosi di notte, soprattutto il Parco Zoo di Falconara. Io ho avuto la fortuna di visitarlo di notte, tanti animali che di giorno sono lì sornioni, sonnicchiano, invece si trasformano clamorosamente. Succedono cose al Parco Zoo di Falconara. Pensavo di notte. Pensavo che i rumori era l'ippopotamo che cagava. No. Tonnellate. Avevo creato tutto un aggancio, tutta un'atmosfera. No, ma io tra l'altro ci sono le rane, guarda la dottoressa come ride, è il massimo. Io devo fare questo qualcosa con piacere. Te, visto che siamo al castello, guarda, mi è venuto in mente adesso, visto che siamo al castello e visto che idea c'hai? Te sei rana, siamo al castello, favole eccetera, se te bagio cosa diventi? Te guarda non mi tocchi manco con una canna aguzza, te le dico. Ci vogliamo provare? Lascia perdere, guarda, già c'è provato con sì, continua con lui che magari te va bene. Vabbè, torniamo. C'è posto per le rane al Parco Zoo? Perché magari ce n'è una più grossetta che... Ce ne abbiamo abbastanza. Me la metti vicino all'ippopotamo. Manca al Parco Zoo te vogliono, ste, quindi vede un po'. Mi sono innamorato dell'ippopotamo. Ho una domanda tecnica molto importante. Sapete che l'habitat dei fenicotteri, io ho studiato molto, sono andato 47 volte al Parco Zoo di Falconara. Le contate tutte? Sì, ahimè. L'habitat dei fenicotteri non ha la copertura. Io ho chiesto al direttore, che saluto, ma come mai i fenicotteri non volano via, visto che avrebbero la possibilità? La sapete voi questa cosa? Sapete la risposta? Voglio sfidarvi. Perché i fenicotteri, avendo il cielo libero e aperto, non decidono arrivederci e grazie? Chi lo sa, alzi la mano. Il direttore lo sa, vabbè, te pure lavori al Parco Zoo, anche Stefano lo sa. No, io dai, posso sparare,
magari stando lassù gli piace il panorama, deve dei lapi. Dice non gli piace. Non so, magari piace tanto lapi. Non lo so. Sentiamola la risposta, sentiamola. Perché? Magari non lo sa manco lei adesso. Dici, che me lo fa andare via. Perché non volano via i fenicotteri? Perché tutti i nostri reparti comunque sono creati in base alle abitudini e le esigenze dell'animale. Sente per questa, cui Stefano? Soprattutto il fenicottero, ma come molti altri animali, ovviamente il fenicottero volando, una se lo fa la domanda perché non scappa via. Se la me risposta? Lo concedono è come stare in albergo, perché comunque tutti i giorni noi gli forniamo tutto ciò di cui loro hanno bisogno, quindi hanno le acque in cui poter realizzare i loro bagni, le isole dove poter deporre le uova e quindi costruire i loro nidi, tutto il cibo di cui hanno bisogno e durante l'inverno i rispettivi ripari. Per cui perché andare via, volare via in un mondo un po' così al giorno d'oggi? Io forse la risposta, io però ne sapevo un'altra. Io sapevo, me l'ha detto il direttore, in realtà, che il fenicottero, correggimi se sbaglio, qui ti voglio in castagna, per poter scappare via ha bisogno di una bella rampa di lancio, tipo l'aeroporto di Falconara. Infatti voi gli avete fatto l'habitat. Il suo reparto è creato stretto, proprio, quindi non può prendere il volo. Non è tanto che è stretto, comunque è creato in modo tale che grazie alle siepi e agli alberi al suo interno lui non abbia queste vere e proprie rampe su cui poter planare. Avete però capito. Questo non vuol dire che sono limitati nei loro movimenti, anzi si riproducono come fossero veramente. Stefano, lo sai che al parco zoo anche la zebra ultimamente c'è i fenicotterini anche la zebra si è data da fare. Una volta si diceva che è una rarità, no, il fiocco nello zoo, invece al giorno d'oggi, anzi quasi quasi che dovete dire ragazzi mi raccomando piano, attenzione. Sì, laddove abbiamo coppie iniziano ad arrivare anche i fiocchi al parco. È l'aereo. Stanno arrivando fenicotteri dal cielo, credo che sono passati. Conferma questa? Sì. E poi un'altra cosa, sfatiamo anche altri miti, perché l'immagine della 4x4 che va in Africa, che va a prendere questi animali e poi li porta in cattività, ormai non è più così. Come funziona lo zoo oggi? No, ad oggi gli animali non vengono più prelevati dal loro ambiente naturale, sono tutti esemplari nati all'interno di altre strutture zoologiche in Italia o all'estero, semplicemente noi abbiamo degli scambi tra strutture. Quindi come gli animali non vengono più presi dall'ambiente naturale, un'altra domanda che ci fanno spesso è se durante l'inverno li riportiamo nel loro ambiente naturale. No, anche in questo caso sono creati ambienti interni che vanno lo stesso a rispondere a tutte le esigenze dell'animale. Quindi fate però, come il calcio mercato, l'animale mercato, io ti offro una zebra, tu mi dai in cambio due leoni. Non è per forza uno scambio reciproco, comunque sono... Se vi do per esempio un rana, per esempio, cosa ci date in cambio? Tutto lo zoo. Voglio dire, un bello scambio. Come diceva lei, adesso abbiamo questo nuovo fiocco nella famiglia delle zebre, è un cucciolo o una cucciola, ancora non lo sappiamo, che una volta raggiunta l'età adulta dovrà essere trasferita in un'altra struttura, quindi il parco zoo si occuperà di trovare un'altra struttura che ha la voglia di ampliare il suo reparto di zebre e quindi potrà andare ad ospitare il nostro esemplare, ma non per questo la struttura ricevente dovrà cedere qualcosa in cambio a noi. Sono arrivati anche due cani procioni, è vero questo? Tre. Sì. Tre? Due femmine e un maschio, in questo caso da un'altra struttura italiana che ce le ha cedute per poter andare a... creare un nuovo reparto al parco, un reparto che già era presente, che è stato rivisitato e ristrutturato per il loro arrivo e adesso abbiamo questi tre nuovi ospiti. Ma io adesso immagino, ognuno da piccolo si sogna di fare un mestiere, gioia, con quale gioia da giovane sognava di fare questo mestiere, per esempio di raccogliere appunto le deiezioni ippopotamesche, per dire, no, sin da piccina... Lei sognava questo mestiere oppure no? Mi prende in giro pure lei per il mio accento. No, no, ci no, pensano no, già le colleghe voluto, al lavoro. Comunque se io dovessi, quando io vado a rivedere le fotografie di quando ero piccola, sono sempre stata a contatto con gli animali, un po' perché la mia famiglia li ha sempre posseduti e un po' perché mia madre non è stata una di quelle mamme che regala
la bambola, la carrozzina. Attento che ci sono parecchie mamme qui in sala. La mia è stata un po' strana in questo, perché per i miei 6 anni mi ha regalato 2 testuggini terrestri. Tartarughe, sarebbero le tartarughe. Sì, 2 testuggini terrestri, non si immagina chissà che cosa. Il termine è un pochino più tecnico. Anche perché sono ancora tra di noi, adesso non gliela voglio tirare, sono ancora vive. Hanno 24 anni. 24 anni, pensa Stefano, delle tartarughe ninja praticamente sono diventate. Grosse così, 24 anni. È da lì che è nato l'amore per... Sì, prima per le tartarughe. E poi per tutto il resto. Adesso quanti animali ha, si può dire? In casa? Sì. Tanti. Tanti. Fa devo fare l'elenco? Fa concorrenza col parco zoo, no? Potrei. C'hai qualcosa sugli animali, caro Stefano? Sì, no, ma te pare che... Ero in punta di sedia, ero in punta di sedia perché c'è un qualcosa che però va oltre, complimenti per tutto quello che fai con gli animali, ma un qualcosa, caro Maurizio, a questo bacio. Sono curioso, se te bacio, cosa te trasformi? Attorno una rana. Siamo al castello, vabbè scusa, vai. No, ti volevo dire Maurizio che a me mi dispiace sta qui che voi mi vedete la schiena, voi vi dispiace, no dai, come in devo effetti fare? È una roba raccapricciante. Come devo fare? Mi vengo là di dietro insieme a te? Allora, so che c'è sono trovati di fronte a un problema, me l'hanno raccontato, così è una voce che non posso dire da cosa mi è venuta, che praticamente questi 3 animali che non hanno visto risolvere i loro problemi al parco zoo e sono dovuti andare direttamente al cospetto del Padre Eterno. E c'era un elefante, una giraffa e uno struzzo. Allora si presenta all'elefante e dice: scusa, c'hai qualcosa che non va al parco zoo laggiù a Falconara? E gli dice: cosa te devo dire? Guarda te, come mai fatto? Dice: come t'ho fatto? Ma come? 2 orecchie così. C'ho un naso qui, questo naso che mi stragina per terra che raccoglie la polvere. Ma peserò 700 tonnellate. Come faccio? Ma come mai fatto? Mi vergogno a guardarmi. Ma come? Come? T'ho fatto proprio come te devi essere. C'hai queste orecchie grosse perché quando è caldo te sventoli e te fai aria a tutto il corpo, capito? E t'ho fatto questa proboscide perché così te puoi andare a prendere l'acqua, bevi, te ce fai la doccia, te spruzzi l'acqua così ritorni in temperatura. Faccio anch'io, vedi? È una meraviglia. Te ce sei quasi, te ce sei quasi. Quando dicono a tavola sparecchio, Butti giù le bottiglie. Allora dice: quindi per cortesia non te venia a lamentare per ste robe. E va via. Allora tocca il turno della giraffa. Va dentro sta giraffa, dice: lei cosa c'hai? Ma come cosa c'ho? Ma non mi vedi? Guarda come mai fatto con queste zampe. C'ho sto collo lungo, sti due corno. Ma come si fa? Ma pure te lamenti. Ma te sei quella lì che io t'ho fatto con questo collo lungo, perché così sei la prima nella savana che vedi l'animale nemico, il predatore che te vuole catturare. Sei la prima a fuggire, anzi fai anche da allarme per gli altri animali, no? E poi con questo collo alto sei quella che ti va a ti puoi cibare di tutte le primizie, le prime bacche, capito? Così e via, e va via pure lì con la coda tra le gambe convinta, Goffredo, no? Allora tocca allo struzzo che aveva inteso tutto. Allora si presenta allo struzzo e il Padre Eterno che stava per apri bocca e gli dice: no, guarda, prima che apri bocca te dico subito io, sta a sentire, o me fai l'ovo più piccolo o me fai il culo più grosso. Dobbiamo fermarci per forza di cose. Buonasera Marche Show, a tra pochissimo.